è scritto che rispetto a questo scandalo Mose, se esistesse un minimo di decenza, giornalisti, elettori, imprenditori ed eventuali politici, tutti dovremmo chiedere scusa a Grillo. Tutti, incluso te. Perché? Certo, ho messo anche me perché io avevo appena dedicato ben due editoriali alla, diciamo, decisiva questione di dove debbano sedersi gli eletti dei 5 Stelle al Parlamento europeo, che è diventato un caso internazionale per via della preferenza che Grillo pare avere riservato a Farage. E mentre leggevo quelle 700 e passa pagine dell'ordinanza dei giudici di Venezia, no, con i 35 arresti, 100 indagati, e vedevo come si muovevano, insomma, cioè proprio delle prove che sono meglio della fotografia, dell'autoscatto in questo caso, mi dicevo, ma noi di che cosa stiamo parlando? Cioè noi da mesi di che cosa stiamo parlando? Di un'elemosina di 80 euro, del recupero degli sprechi vendendo le auto blu su eBay, 5 o 6 auto blu credo che siano riusciti a vendere. Stavamo parlando di alcuni dei 5 Stelle che pensavano che il grano saraceno fosse un prodotto straniero e che quindi lo vedevano come una minaccia per il Made in Italy. Stavamo parlando del fatto che forse Casaleggio con quel cappellino e con quel trench nero aveva fatto perdere dei voti ai 5 Stelle. Poi uno apre quelle 700 pagine e dice, e gli altri rubano. Cioè si stanno mangiando ancora, mentre noi stiamo parlando del cappellino di Casaleggio, della vendita delle auto di eBay. Per quello ho detto, basta, se si può dire a quest'ora, ma vaffanculo, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega del 90% delle cose di cui noi parliamo e di cui riempiamo i giornali, mentre destra, centro e sinistra ancora oggi, mentre noi parliamo, si stanno mangiando quelle spoglie rimaste del paese, che sono veramente poco. Questo mi ha fatto dire quella cosa che ovviamente è un paradosso, nessuno deve chiedere scusa a nessuno, anzi Grillo a sua volta deve chiedere scusa per avere spaventato nell'ultima fase della campagna elettorale, con la collaborazione dei giornali che pompavano come robe serie anche le sue battute, tanta gente che magari lo avrebbe votato e che invece, come abbiamo visto, non è andata a votare. Però il senso era questo, cioè, ma noi possiamo continuare a permetterci il lusso di parlare del nulla, no? Mentre questi si stanno mangiando quel poco che ci rimane sulle spalle di quei quattro cretini, siamo quattro cretini ormai che si ostinano a pagare le tasse. Però Marco, cioè, tu ricordavi... immagina la sproporzione che c'è, no? Fra questi grattamenti del fondo del barile per recuperare, non so, 100.000 euro di qua, 200.000 euro di là, e il Mose che parte da un preventivo di 1,5 miliardi e che arriverà a costarne 6 o 7. Cioè stiamo parlando di enormi risorse che vengono mangiate dalle nostre tasche, spesso con la nostra collaborazione. Parlo di noi giornalisti che distraiamo l'attenzione generale su falsi obiettivi, distogliendo l'attenzione generale da quelli veri, che però sono appunto poi la ragione del nostro spread. Tu hai ricordato, morale, avevi dedicato due editoriali, sì, a questa alleanza che dovrebbe chiudersi, ancora non lo sappiamo, fra Farage e Grillo, cioè Farage, questo leader della destra inglese che tu hai detto che è uno xenofobo, un, sì, ultramilitarista per il petrolio, per il nucleare, quindi che con Grillo non ha niente a che vedere. Zero. Allora, mi spieghi perché non si possono fare tutte e due le cose, cioè perché, sì, non si può criticare, detto, Grillo, infatti, e nel frattempo dire e ci sono anche i ladri. Ma infatti te l'ho detto che era un paradosso questo, io sono convinto che era giusto bastonare Grillo per questa scelta scriteriata che sembra avere fatto. Adesso non è stata ufficializzata, ci sarà il voto della rete, io mi auguro che i suoi iscritti siano più lungimiranti di lui, come già avevano dimostrato di essere sul voto sul reato di clandestinità e sull'incontro che doveva avere con Renzi. Però il senso del paradosso era, riportiamo le cose alle loro dimensioni, è importante dove si siederanno i 5 Stelle, anche se poi avranno comunque libertà di voto, e non è una libertà di voto che gli regala Farage, è una libertà di voto che è stabilita nella Costituzione europea come nella Costituzione italiana, dove non c'è il vincolo di mandato, quindi ognuno è libero di votare come gli pare, per fortuna. Però riportiamo le cose alle loro giuste dimensioni, le giuste dimensioni sono i miliardi
che i partiti continuano a rubare, no? Destra, centro e sinistra, sempre, su tutto, scientificamente, 24 ore su 24, senza eccezioni. Non c'è un incarico, non c'è una consulenza, non c'è un appalto, non c'è una gara, che poi non si fa, tra l'altro, dove non rubino. No? E noi ancora a sentir parlare di quello che è una mela marcia, di quello che è un'eccezione, di quello che appartiene a una fase ormai passata. Rubano su tutto, da sempre, ogni giorno, su qualunque cosa, ogni occasione buona per rubare, e spesso le opere vengono inventate per movimentare soldi da rubare, cioè si inventano i cappotti per rubare i bottoni. No? Questa è la regola che avremmo dovuto imparare 20 anni fa, non abbiamo imparato, e ancora adesso c'è ed è vigente dappertutto, da Torino a Milano a Venezia, e in futuro, dopo aver scoperto che cosa c'è dietro Expo e che cosa c'è dietro il Mose, scopriremo che cosa c'è dietro il TAV Torino-Lione, e poi che cosa ci sarà dietro il Terzo Valico, e poi che cosa ci sarà dietro qualunque cosa che movimenti più di 2 o 3 euro. Però... allora rimettiamo le cose nelle loro giuste dimensioni, dopodiché si deve dire tutto. Io sono felice di avere criticato Grillo, perché penso che sbagli gravemente a fare quell'alleanza, però mettiamo le cose al loro posto e ricordiamoci che l'unico modo per uscire da questo sistema non è quello di cambiare, fare la nuova riforma certo anche, non è quello di cacciare i ladri, perché i ladri sono troppi e alla fine finiscono sempre per cacciare le persone per bene, e non il contrario. Il vero sistema per cambiare le cose è inventare una politica che non abbia bisogno di soldi per farla e per avere voti. E Renzi... questo è il merito principale che hanno avuto i 5 Stelle, fare politica senza spendere e senza promettere soldi. Renzi però dice, noi siamo